Un Catanzaro vivace e pimpante si libera delle bolitane e prosegue la rincorsa alla vetta della classifica. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi di Cozza, che hanno ottenuto in mano sempre la partita, non riuscendo a concretizzare le tante occasioni create, ma quello che conta è che sono riusciti a vincere l'incontro. Un girone di ritorno partito alla grande per i giallorossi, che approfittano della non esaltante giornata delle antagoniste per avvicinarsi alle posizioni di testa. Infatti Paganese e Perugia si annullano, mentre l'Aquila si fa fermare in casa dall'Agila Arzanese, vince solo la Vigor Lamezia. Come previsto, i campani allenati da Giacomarro, richiamato alla guida dopo solo 2 settimane dall'esonero, hanno preparato una gara di contenimento puntando ad ingrandire la squadra di casa. Ma il Catanzaro di domenica scorsa era consapevole di questo e pronto a tutto. Cozza schiera Abruzzese al posto di Carboni squalificato, Sirignano sostituisce Accursi acciaccato. Catanzaro pericoloso 2 volte in avvio, con Quadri al 3° minuto ed al 7° attentissimo il portiere ospite Nicastro. Al 9° tiro di Bruzzese, deviazione decisiva in corner di Nicastro, che capisce già che giornata lo aspetta. Una grande chance capita sui piedi di Cristian Esposito, ma l'attaccante italo australiano fallisce malamente da pochi passi. Al 9° e al 15° protagonista Masini, e per 2 volte non inquadra la porta. Al 38° Cozza cambia Esposito con l'agile figlio Meni, con l'obiettivo di dare più vivacità al reparto offensivo. Nel secondo tempo Cozza arruola subito Bugatti, fuori Maisto. Passano solo 50 secondi dall'inizio e figlio Meni inventa per Simone Masini, che si fa trovare pronto in aria e sigla il vantaggio dei giallorossi, Catanzaro 1 e Bolitana 0. Gli ospiti sono nel pallone e subiscono gli attacchi calabresi. Alla 50° Giurdanella stende in aria Quadri, l'arbitro sanziona il penalty. Si presenta Masini, che sogna la doppietta, il centroavanti prova a piazzarla ma alza troppo la mira, palla alta sulla traversa ed occasionissima sprecata, che però non influirà sull'incontro. Infatti la reazione dei campani è blanda ed il Catanzaro controlla agevolmente. Alla 24° un corner di figlio Meni viene salvato sulla linea dalla difesa ospite e Bolitana è pericolosa solo una volta con Lococo, Mengoni para a terra. Vittoria importante per la truppa di Cozza, che insidia da vicino le rivali e che ha iniziato meglio di tutte le altre il girone di ritorno. Sì, una partita che potevamo chiudere prima, però come ho già detto in settimana, queste sono le partite più difficili. Oggi abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto la fortuna di far gol e non subire gol, quindi siamo contenti per il risultato e per il gioco che abbiamo, per tutte le palle gol, per come abbiamo giocato, sono contento. L'unico rammarico è che non abbiamo concretizzato tutte le palle gol, quello è il mio disappunto. No, noi siamo una squadra che dall'inizio e dal ritiro che giochiamo sempre palla a terra, cerchiamo di fare le nostre giocate, poi non è che i gol non arrivano, noi siamo il terzo attacco, la seconda miglior difesa, siamo lassù in classifica, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo e abbiamo fatto fino ad ora, quindi bisogna dare i meriti a tutti e anche ai miei collaboratori che studiano gli avversari giorno dopo giorno. Quindi per quanto mi riguarda oggi è stata una partita difficile, l'unica cosa, come ho già detto, è che non siamo stati bravi a chiudere la partita subito, però credo che la gente allo stadio si sia divertito perché ha visto un buon Catanzaro, un Catanzaro che andava sempre alla ricerca del gol, ne abbiamo fatto uno, però l'importante era non subirlo.